è nato sull'idea, al di là della vocazione maggioritaria, che è una cosa sulla quale merita riflettere, perché c'è un fondo di verità in quell'ambizione, però è nato sull'idea che sostanzialmente noi facessimo un investimento nel sostanziale bipartitismo di questo paese. L'idea era che nasceva il PD, sarebbe nata un'altra formazione di dimensioni analoghe sull'altro fronte, ci sarebbero stati due grandi partiti che si contrapponevano alle elezioni, ciascuno dei quali aveva il compito di scegliere il proprio candidato alla presidenza del Consiglio della guida del governo, e ragionevolmente si diceva, come accade nel resto dell'Europa, è giusto che quella figura coincida con la leadership del partito. Peccato che le cose sono andate diversamente, forse questo meriterebbe, no, un elemento di riflessione anche da parte nostra. Cioè, peccato che noi non abbiamo costruito un sistema politico nel quale possiamo definirci autosufficienti. Noi non siamo autosufficienti. Io aggiungo, non siamo autosufficienti né sul piano elettorale, né sul piano culturale, né sul piano politico. Dobbiamo avere l'umiltà, umiltà, di capire e di vedere che molto, molto di buono è oggi fuori da noi.